Oggi a Contatto Culturale ci sono io. Io chi? Io, Antoinette Werner. Ciao, buon ascolto. Trentesimo capitolo. Pinocchio, invece di diventare un ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il paese dei balocchi. Com'è naturale? Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti e la fata gli disse: Va pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte, hai capito? Fra un'ora prometto di essere bella e ritornato, replicò il burattino. Bada, Pinocchio, i ragazzi fanno presto a promettere, ma il più delle volte fanno tardi a mantenere. Ma io non sono come gli altri. Io, quando dico una cosa, la mantengo. Vedremo. Caso poi tu disubbidissi, tanto peggio per te. Perché? Perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia. E io l'ho provato, disse Pinocchio, ma ora non ci ricasco più. Vedremo se dici il vero. Senza aggiungere altre parole, il burattino salutò la sua buona fata, che per lui era una specie di mamma, e cantando e ballando uscì fuori dalla porta di casa. In poco più di un'ora tutti i suoi amici furono invitati. Alcuni accettarono subito e di gran cuore, altri da principio si fecero un po' pregare, ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè e latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori, finirono tutti col dire: Verremo anche noi per farti piacere. Ora bisogna sapere che Pinocchio, tra i suoi amici e compagni di scuola, ne aveva uno prediletto e carissimo, il quale si chiamava di nome Romeo, ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo per via del suo personalino asciutto, secco e allampanato, tale e quale come il lucignolo nuovo di un lumino da notte. Lucignolo era il ragazzo più svogliato e birichino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene. Difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada invano. Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là. Finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini. Che cosa fai costì? Gli domandò Pinocchio avvicinandosi. Aspetto di partire. Dove vai? Lontano, lontano, lontano. E io che sono venuto a cercarti a casa 3 volte. Che cosa volevi da me? Non sai il grande avvenimento? Non sai la fortuna che mi è toccata? Quale? Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri. Buon pro ti faccia. Domani dunque ti aspetto a colazione a casa mia. Ma se ti dico che parto questa sera? A che ora? Fra poco. E dove vai? Vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo, una vera cuccagna. E come si chiama? Si chiama Il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu? Io no, davvero. Hai torto, Pinocchio. Credilo a me che se non vieni te ne pentirai. Dove vuoi trovare un paese più sano per noi altri ragazzi? Lì non vi sono scuole. Lì non vi sono maestri. Lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di 6 giovedì e di una domenica. E
Figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col 1° di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili. Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi? Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare? Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo come dire: è una vita che la farei volentieri anch'io. Dunque, vuoi partire con me, sì o no? Risolviti. No, 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 e poi no. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, così ti lascio subito e scappo via. Dunque, addio e buon viaggio. Dove corri con tanta furia? A casa, la mia buona fata vuole che ritorni prima di notte. Aspetto altri 2 minuti. Faccio troppo tardi. 2 minuti soli. E se poi la fata mi grida? Lasciala gridare. Quando avrà gridato ben bene, si cheterà, disse quella birba di un lucignolo. E come fai? Parti solo o in compagnia? Solo? Saremo più di 100 ragazzi. E il viaggio lo fate a piedi? Fra poco passerà di qui il carro che mi deve prendere e condurre fin dentro ai confini di quel fortunatissimo paese. Che cosa pagherei che il carro passasse ora? Perché? Per vedervi partire tutti insieme. Rimani qui un altro poco e ci vedrai. No, no, voglio ritornare a casa. Aspetta altri 2 minuti. Ho indugiato anche troppo, la fata starà in pensiero per me. Povera fata, che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli? Ma dunque, soggiunse Pinocchio, tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole? Neanche l'ombra. E nemmeno i maestri? Nemmeno uno. E non c'è mai l'obbligo di studiare? Mai, mai, mai. Che bel paese. Disse Pinocchio sentendo venirsi l'acquolina in bocca. Che bel paese! Io non ci sono mai stato, ma me lo figuro. Perché non vieni anche tu? È inutile che tu mi tenti. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola. Dunque addio! E salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali se le incontri per strada. Addio, lucignolo. Fa buon viaggio, divertiti e rammentati qualche volta degli amici. Ciò detto, il burattino fece 2 passi in atto di andarsene. Ma poi, fermandosi e voltandosi all'amico, gli domandò: ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di 6 giovedì e di una domenica? Sicurissimo. Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col 1° di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre? Di certissimo. Che bel paese, ripeté Pinocchio, sputando dalla soverchia consolazione. Poi, fatto un animo risoluto, soggiunse in fretta e furia: dunque, addio davvero e buon viaggio! Addio! Fra quanto partirete? Fra poco. Sarei quasi quasi capace di aspettare. E la fata? Ormai ho fatto tardi e tornare a casa un'ora prima o un'ora dopo è lo stesso. Povero Pinocchio, e se la fata ti grida? Pazienza, la lascerò gridare quando avrà gridato ben bene
si cheterà. Intanto si era già fatta notte e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di bubboli e uno squillo di trombetta così piccolino e soffocato che pareva il sibilo di una zanzara. «Eccolo!» gridò Lucignolo rizzandosi in piedi. «Che è?» domandò sottovoce Pinocchio. «È il carro che viene a prendermi!» Dunque, vuoi venire sì o no? Ma è proprio vero, domandò il burattino, che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare? Mai, mai, mai. Che bel paese! Che bel paese! Che bel paese! Buongiorno a tutti amici di Contatto Culturale, benvenuti a questa puntata. Abbiamo sentito Pinocchio di Collodi, letto da Antoinette Werner. Ciao Anto! Ciao Luigi. Antoinette Werner, attrice, come avete potuto sentire. Anto, perché hai scelto Pinocchio? Pinocchio soprattutto perché ho scelto il 30° capitolo. Guarda un po', si parla di questo sogno che hanno tutti i ragazzi che sembra l'avessero già appunto a fine 800 di marinare la scuola. E adesso nella situazione in cui siamo. Invece abbiamo tolto la scuola ai ragazzi. Certo. Com'è? Com'è? Mi sto chiedendo come se la vivono i ragazzi? Anche perché ora insegno a dei ragazzi più grandi, o a dei ragazzi, insegno teatro in una scuola professionale, a dei ragazzi tra i 15 e i 18. Sì. Ho cercato di mantenere contatti con alcune classi chiedendo loro come se la stanno vivendo. E ci sono state anche delle risposte del tipo: ah, al primo momento mi sono detta che bello, potrò fare tutto a mio ritmo, tranquilla, senza più stress, viaggiare, eccetera, alzarsi Sì, certo. indipendentemente dai miei studi, eccetera. E anche se è passata solo una settimana, si comincia a sentire, dicono, però comincio a sentirmi angosciata. O cose del Sì, genere. eh sì. Dunque, sì, c'è il sogno di non avere più, come abbiamo sentito, né scuole né maestri, però insomma, alla fine, questa riunione che succede quando si va a scuola viene a mancare. E E mi certo. sto un po' chiedendo come anche i bambini, magari più piccoli dei miei, tipo elementari o anche più piccoli, asilo. Come stanno Come vivendo? se la stiano vivendo, sì, perché di principio vedono la loro famiglia, stop, di Sì. principio gli viene proibito di giocare con gli altri bambini, invitare gli altri bambini a casa. Infatti parlavo l'altro giorno con una mia amica che cura la nipotina, e lei è sotto i 65 per cui la può curare, questa bambina ha i genitori che lavorano. E lei si era espressa, la bambina, dicendo: ma è cattivo il municipio a imporci queste regole. C'è la sensazione che magari ci sia un cattivo, o che Che siamo sì. cattivi noi, chi lo sa? Chi lo sa cosa passa in queste testoline, magari degli ancora più piccoli che sono obbligati a vedere i nonni dal balcone, chi lo sa? E beh, sì, sappiamo che la situazione è difficile, ormai a 360 gradi. Dobbiamo però anche dire qualcosa, nel senso che bisogna anche esortare comunque i ragazzi. Per fortuna negli ultimi giorni ne abbiamo visti sempre di meno fuori, comunque a seguire le istruzioni che ci dicono di rimanere a casa il più possibile, perché in fondo in questo momento è la cosa giusta da fare. Sì, ma fino a una certa età chiaramente sono i genitori che devono avere questo principio ben chiaro in testa
E invece per i giovani adolescenti è chiaro, sono loro stessi che devono autodisciplinarsi. Rimanendo su questo tema dei ragazzi, Anto, io so che tu nella tua carriera hai sempre lavorato tanto e bene con i giovani, adesso insegni, Vedo dove vuoi arrivare così. hai avuto una... Allora ti dico solo Teen Actors, vai! Ho avuto un gruppo fantastico di giovani, irripetibile, di cui hai fatto parte, per quello che sorrido. Cioè, ho avuto il grande onore di portare avanti dei ragazzi dai 12 ai 19 più o meno, farli crescere nel teatro. E sì, è una delle cose più soddisfacenti che abbia fatto nella mia carriera. Ho visto proprio crescere i ragazzi con questa grande opportunità di vivere in gruppo in un modo molto particolare, dove si creano delle unioni affettive molto forti. Non so, puoi Sì. magari dire qualcosa tu che l'hai vissuto? E beh, certo, è stata davvero un'esperienza chiaramente di crescita molto molto forte in quegli anni, che in tutti noi ci ha lasciato davvero qualcosa di davvero molto molto bello. Ma a parte a lavorare con i giovani, hai lavorato anche con le persone, diciamo così, della terza età. Ah sì, certo, sì, sono stata chiamata a fare delle regie dell'arte, sì, abbiamo fatto un paio di spettacoli sotto forma di creazione collettiva, così che i partecipanti potessero veramente metterci, oltre alla recitazione, proprio la loro creatività nel creare la pièce, insomma. E anche lì, certo, è stato. Ma ho fatto diverse cose, oltre alla mia professione di attrice così classica, diciamo, nei teatri classici, ho fatto molte cose, molti gruppi fuori contesto professionale. Tipo, stavo raccontando ieri a mia nipote l'esperienza che avevo fatto con le donne dell'Ufficina quando Sì, c'era stato lo sì. sciopero qui a Bellinzona. Avevo condotto una tweet con le mogli degli operai in quel momento in sciopero, avevamo fatto una tournée con questa storia dello sciopero, come lo vivevano le donne in quel momento. Poi ho lavorato anche all'ospedale psichiatrico cantonale, anche lì abbiamo fatto degli spettacoli. Diciamo che io ho una seconda formazione dopo quella accademica di teatro, cioè Sì, quale dopo il liceo, attrice? Sì. l'accademia di teatro, eccetera. Dopo una decina d'anni ho fatto un altro tipo di formazione in terapie psicocorporee, Ok. e con l'intenzione proprio di poter usare, tra virgolette, il teatro anche in situazioni dove il teatro diventa più uno strumento che neanche il percorso per arrivare a uno spettacolo, che pure è importante arrivarci, Certo. è più importante del risultato che ne sarà. E poi si arriva comunque a dei bellissimi risultati, guarda Sì, caso, eh sì. però si mette l'accento più sul fatto che il percorso ti può portare dei benefici, diciamo, ecco. Quindi il teatro che diventa in fondo una terapia Sì, per questi con la gruppi. differenza però, attento Luigi, che trovo sia molto importante non voler fare il terapeuta, cioè io faccio teatro, sono Ok. teatrante di partenza e per me è sufficiente, perché il teatro è sufficiente a far da sé se qualcuno è abbastanza aperto terapia. Io non Sì. faccio la terapia, non faccio la terapeuta in quel caso. Certo. L'unica cosa a cui mi è servito fare tutto il percorso di formazione terapeutica a livello, tra l'altro, esperienziale, proprio sulla mia pelle, è il fatto che in certi casi, quando lavori con persone che hanno certe fragilità, sei capace, si spera, di Sì. poter accogliere quello che succede, Ok. perché facendo teatro si lavora con le emozioni e Esatto. dunque deve essere un po' chiaro.
con te stesso, con le tue proiezioni, con i tuoi limiti, con la capacità di accogliere, del non giudizio, è tutta una serie di cose che sono importanti in ambito di magari fragilità, ecco. Grazie, grazie mille Anto, è stato davvero bello avere qui, averti qui con noi oggi, grazie per questo regalo che ci hai fatto di Pinocchio. Grazie E... a te Luigi che stai facendo questa bellissima cosa. Grazie, grazie Anto, è stato davvero bello. Noi, niente, ci rivediamo domani con un nuovo ospite, sempre qui a Contatto Culturale e vi auguriamo una buona giornata. Ciao a tutti!